Capitán. Capitán. Scelta di portarti questi amici al tuo fianco, li hai voluti con te. Qui c'è anche la rivincita del Wembley, la sconfitta di Wembley di un po' di anni fa, non lo so, ma io credo che qui ci sia soprattutto la vostra grandissima amicizia. Alla base di questo successo forse c'è anche te. Tolgo le trecce ai cavalli e corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto. Adesso è improvviso. Ma questa bambina qua? Ma sei tu? Sì. Ma questa bambina qua? Sei tu da piccola? Ma questa bambina qua? Ma sei tu da piccola? Mamma. È pazzesco, amore, perché dal papà hai preso tutto, anche i capelli. Falli vedere i capelli. Guarda, guarda qua. Mamma mia, ragazzi, hai preso tutto dal papà. È incredibile. Quando non c'è la mamma, il papà ti fa mangiare tutte le schifezze. E quando non c'è la mamma, il papà ti fa mangiare tutte le schifezze. Per questo il papà è molto... bravo. Brava! In questo momento mi trovo all'Hotel Parco dei Principi a Roma, non so quando posterò questo video, però alle 2:30 di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, sì, proprio quel famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca, come vedete mi ha spaccato il labbro sopra, sotto, probabilmente mi ha spaccato il naso, mi è uscito del sangue, adesso mi sono pulito. Mi ha aggredito all'Hotel San Regis, di fronte tra l'altro a 10 miei testimoni, più i suoi amici, ovviamente le sue copiose guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione, visto che abbiamo parlato per più di 2 ore e ci siamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, però siccome mi è andata bene, come vedete sono qua che vi sto raccontando questa cosa, pensate Conor McGregor che tira un pugno a una persona che non è assolutissimamente un fighter, che cosa può succedere? Fortunatamente mi è andata bene, però quella persona è veramente una persona violenta e pericolosa. Ho preso un pugno per niente, quindi questo pugno poteva andare benissimo a mia moglie che era lì con me, a altre ragazze mie amiche che erano lì con me, altri miei amici, e vi assicuro che poteva andare molto molto peggio. Quindi ho deciso di denunciare Conor McGregor, perché è una persona veramente veramente violenta e pericolosa. State molto attenti.